Spirito Santo. Il Signore parlò ad Amos. Chiedi per te un segno dal Signore, tuo Dio, dal profondo dell'interi oppure dall'alto. Ma Acas rispose, non lo chiederò, non voglio tentare il Signore. Parola di Dio. Ripetiamo insieme, ecco, vieni il Signore, re della gloria. Ecco, vieni il Signore, re della gloria. Del Signore la terra è quanto contiene, il mondo con i suoi abitanti, e Lui che l'ha fondato sui mari e sui fiumi l'ha stabilito. Ecco, vieni il Signore. Entrando da lei disse, rallegrati piena di grazia, il Signore è con te. A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. Possa annunciare la parola del Signore e la pace nella libertà. Preghiamo. Ascolta, yeah.
questa tua famiglia, Signore, che hai nutrito con il pane del cielo, e con la forza di questo sacramento raccoglila nella verità e nella pace, per Cristo nostro Signore. Stasera è una serata speciale. Questo luogo di culto, vedere i convittori, le loro famiglie, gli insegnanti, gli educatori, il personale, raccolti insieme, dà il vero significato del Natale. Il Natale non è un giorno qualsiasi. Dobbiamo ricordarci che è un giorno dell'unione e della famiglia. Ecco, l'auguro che faccio a tutti che il Natale venga celebrato nel nostro cuore durante tutta la nostra vita, e non ce lo dobbiamo mai dimenticare, perché la famiglia, l'unione di intenti, è ciò che porta avanti la società, e ogni persona se lo deve ricordare tutti i giorni. Grazie. Tanti auguri a tutti voi e le vostre famiglie, e anche da parte mia auguri a Rettore e a tutti gli insegnanti con i quali condividiamo la vita quotidiana a scuola. Ci alziamo in piedi dalla confessione. Benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace. Della famiglia è fondamentale, non può venire mai meno, e a questo noi teniamo come istituzione. Altro motivo d'orgoglio è quello di poter ripetere un'ennesima serata di Natale che vede protagonisti i nostri alunni convittori, che poco alla volta, devo dire, stanno facendo dei progressi sul piano della disciplina, è giusto che lo dica davanti ai loro genitori, stanno facendo dei progressi sul piano del rendimento. Lo spettacolo a cui assisterete stasera
spettacolo che è nato praticamente per caso. Parlando con i ragazzi ho percepito, insomma, la voglia di essere protagonisti. E allora abbiamo cambiato direzione e siamo stati ben contenti di vedere stasera qua finalmente con Vittorio, ma anche alcuni semiconduttori, protagonisti della serata, perché è giusto che la serata sia loro. Quindi non mi resta che augurare una buona serata a tutti. Naturalmente vi saluto a nome del rettore, lo lasciamo per ultimo, il rettore sta facendo di tutto per poter partecipare a questa serata e prima della conclusione di questa serata sarà presente. Ci auguriamo reciprocamente di ritrovarci più spesso. Grazie. Invito la vicaria del rettore per le scuole, la professoressa Mirolla, a porgere un saluto perché è doveroso da parte sua. Buonasera a tutti, ripeto, da quest'anno sono io la vicaria del rettore, sono la professoressa Elettra Mirolla e come diceva appunto Mauro Colombi ho l'onore di vedervi qui perché da sempre io sono al liceo classico europeo da 16 anni e ho scoperto la figura dell'educatore come collaboratore essenziale in una didattica che prevede una lunga permanenza a scuola ma anche l'affrontare una progettualità che non è soltanto una di cultura ma è anche di rispetto delle regole, di educazione, di impegno e di passione per tanti progetti. Per cui ringrazio tutti voi che siete qui all'interno del convitto, i nostri convittori che sono, come diceva prima Mauro, i nostri figli adottati per farli raggiungere con un obiettivo così importante come la preparazione culturale. Ti auguro buon Natale a nome del rettore e buon anno e buon proseguimento della serata. Grazie. Lo spettacolo, scusate ancora, sarà democraticamente presentato da due volontarie, Domitilla Mattia e Francesca Ventimiglia. Buonasera a tutti, iniziamo questo spettacolo con una coreografia ideata ed interpretata da Erika D'Amico, tratto da Coppelia, musiche di Leo De Libes.